preso vera carne per poter sapere, per esperienza di carne, quali sono le tentazioni dell'uomo. Ci siamo fermati qui la volta scorsa e riprendiamo adesso quindi da qui, cominciando con la lettura, la lettura della nuova puntata. Ecco, soltanto un istante che sto mandando anche per sicurezza le registrazioni, in modo tale che non perdiamo il materiale, qualora le dirette facciano qualche brutto scherzo. Quindi, ricapitolando, siamo alla quinta puntata di questo ciclo, l'interno di un dialogo tra Gesù e Giuda, terminato, l'abbiamo sospeso, al momento in cui Gesù appunto dice: sono venuto per gli uomini, non per gli angeli, così comincia e conclude dicendo: ho preso vera carne per poter sapere per esperienza di carne quali sono le tentazioni dell'uomo. Riprendiamo la lettura da qui, evidentemente poi, come sempre, mantenendo lo stile della sosta e del commento, quando evidentemente appaiono delle circostanze che lo richiedono. Quindi, ho preso vera carne per poter sapere per esperienza di carne quali sono le tentazioni dell'uomo. E i peccati? Tentati tutti lo possono essere. Peccatori? Solo chi vuole esserlo. Ecco. E facciamo subito la prima sosta dopo il secondo rigo. Allora, questa frase è una di quelle frasi, chi mi conosce sa che io ogni tanto uso diciamo questa espressione un po', speriamo, simpatica, però per evidenziare qualcosa, che bisognerebbe farci uno screenshot, un bel ingrandimento e poi attaccarsela sopra il letto o sul comodino, dove uno preferisce, insomma, comunque in un posto dove sia frequentemente visibile. Tentati tutti lo possono essere, ma peccatori solo chi vuole esserlo. Non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che dipende, tutto quello che Non tutto quello che dipende, tutto quello che possiamo fare di bene o di male dipende, scusate, solo dalla nostra volontà. Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva: non sono peccati li mali pensieri, ma li mali consensi. Tanto per fare un esempio. E questo dobbiamo tenerlo ben presente. La volontà. Vedremo come Giuda ha un grande problema, che è appunto il problema della mancanza di buona volontà, che ha evidentemente inficiato profondamente tutta la sua caduta, rovina. Giuda chiede: non hai mai peccato, Gesù? Risposta: non ho mai voluto peccare. E questo non perché sono il figlio di Dio, ma perché questo ho voluto e vorrò per mostrare all'uomo che il figlio dell'uomo non peccò perché non volle peccare e che l'uomo, se non vuole, può non peccare. No, amici, qui veramente faremo una sosta continuata questa sera, perché anche questa espressione è assolutamente fondamentale. Io ricordo che quando studiavo la teologia, diciamo che c'è un principio teologico, per carità vero,
ma che a me, insomma, lasciava un po' perplesso, perché sembra avallare una cosa che Giuda, Gesù gli risponde così, perché lo vedremo sicuramente nel corso di quest'opera, lo ricordo bene dalla lettura. Giuda sempre opponeva a Gesù, diceva: tu sei perfetto, tu non pecchi, quindi tu, bella forza, perché tu sei Dio. Cioè, quindi di che vogliamo parlare? Allora, il principio teologico è questo qui. Siccome il peccato appartiene alla persona, non alla natura, sentite, siccome Gesù non è una persona umana, ma è una persona divina, perché è il figlio di Dio, che ha preso una vera natura umana. Quindi, può la persona divina del figlio di Dio peccare? No, quindi Cristo è impeccabile. Però così l'attribuzione dell'impeccabilità viene fatta direttamente al figlio di Dio, esattamente come faccio. È così, è finito. Finito il discorso. Invece Gesù attribuisce il suo non peccare a un atto libero della sua volontà umana, non alla persona del figlio. Perché altrimenti, cioè, i suoi atti, peraltro, non sarebbero stati nemmeno meritori. Lui ha agito quando era incarnato, con una natura pienamente umana, quindi con una volontà pienamente umana. Una forma, diciamo così, una variante eretica di questa visione, quella di per sé è corretta, però, come dire, è troppo esemplificativa, non fa comprendere anche, cioè dice: allora che stavo tentando a fare il nostro Signore Gesù Cristo nel deserto? Che erano una finzione, le tentazioni? Evidentemente no. Siamo d'accordo su questo, no? No, non era una finzione. Quindi, amici, una variante eretica è l'eresia del cosiddetto monotelismo, eresia molto, 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 molto diffusa, e molto famosa. Cioè, in Cristo ci sono due volontà, quella umana e quella divina? Sì, ma la volontà divina è talmente più grande, è infinita, che praticamente assorbe quella umana e fa di due una sola volontà. Come tutte quante le eresie, cioè, sempre va giusto, no? La figura della potenza della volontà divina, è ovvio che scaturisca questa, ma no, no, perché i meriti con cui il nostro Signore Gesù Cristo ci ha salvato dipendono proprio dalla sua volontà umana, dal fatto di essere stato l'uomo nuovo, il Redentore, certo, unito alla persona del Verbo, evidente, l'unione ipostatica. Ma lui ha veramente meritato, e per poter veramente meritare, tu devi porre in essere un atto libero, volontario. E dice: io l'ho fatto, questo ho voluto e vorrò, per mostrare all'uomo che il figlio dell'uomo non peccò perché non volle peccare. Chiaro? Quindi è un atto della sua volontà umana. E che l'uomo, se non vuole, può non peccare. Adesso, questo è un principio fondamentalissimo, ce lo dobbiamo mettere bene in testa. L'ho già detto altre volte che qui abbiamo i mantra. Un mantra diffuso è che noi siamo peccatori. Carità, certo che lo siamo. Guai a chi pensa di non esserlo. L'ho ribadito di nuovo durante la predica di oggi pomeriggio. Guai a chi pensa: io non ho peccati. In un certo senso, ovviamente, perché altrimenti noi diremmo una bugia nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, e diremmo una bugia quando diciamo: confessa a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, giusto? Diremmo una bugia. Bene. Ma in che senso? Ricordate, ogni tanto spezzo un po' con qualche battutina, eh?
Ricordate i film del primo Verdone, quando era un po' meno volgare e un po' più simpatico, no? In che senso? Quando alzavo l'occhio al cielo, faceva, ma che senso? In che senso? Allora, noi siamo peccatori nel senso che dalla mattina alla sera, come detto anche nel nome di oggi, ne facciamo almeno 7 al giorno. Perché è giusto, perché 7 volte è scritto nei libri sapienziali, quindi. Ma in che senso? Nel senso che per quanta attenzione ci facciamo, non possiamo, a causa del peccato originale da cui siamo purtroppo inficiati, non peccare mai. Per debolezza, per ignoranza, per inavvertenza. C'è un salmo bellissimo che dice: le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo, che sono molto più di quelle che vediamo. Io consiglio sempre, terminata la confessione, di dire sempre: Signore, ti chiedo perdono anche di tutte le colpe che non vedo, che non ricordo, e mi accuso di tutti i peccati della vita passata, che se ho fatto la confessione generale dovrei averli confessati, ma confessarli tutti, beato chi ci riesce. Io ogni tanto qualcuno devo dire stop, che fanno 3, 4, 5 confessioni generali, perché mi sono dimenticato questo, quest'altro, quest'altro, dico, figlio mio, cioè. La nostra memoria, per come fa, cioè, per quanto ti sforzi, mette un mese a preparare la confessione generale, ma probabilmente non li dirai tutti, perché non ci arrivi, non te li ricordi. Ok? Ma come sappiamo, la confessione copre i peccati dimenticati, e su questo non possiamo ingannare il Signore. Dio lo sa se un peccato l'ho dimenticato, cioè se nella mia testa non c'è la memoria di quel peccato. E quindi io non lo posso dire perché non lo vedo. Oppure se io lo vedo e faccio il finto tonto e non lo dico facendo finta di dimenticarmelo. Questo Dio lo vede, posso ingannare il confessore, ma non Dio. Allora, in questo senso sì che siamo peccatori, ma in senso forte no, perché in senso forte il peccato, spiega San Tommaso d'Aquino benissimo, si trova nella volontà. Il peccato è peccato quando è volontario, cioè quando tu, sapendo che stai sbagliando, scegli di sbagliare. L'esempio classico è: chi dice una bugia di scusa pecca in questo modo, e la bugia di scusa non si dice. Se uno legge l'opera, ogni volta che Gesù sentiva dire una bugia, anche piccola, dagli apostoli, diceva sempre: non mentire, non mentire, non mentire, non mentire. Perché si può, anzi si deve non mentire mai. Perché, come Gesù qui dice, il peccato volontario, che è il peccato in senso stretto, se si vuole, si può non fare, compresi tutti i peccati impuri contro il sesto comandamento, che non è affatto vero che è impossibile non farli. Non è vero. La dimostrazione lampante è che ci sono una montagna di persone, credetemi, che non li fanno mai. Mai. Non sono esseri strani che hanno gli occhi storti, le mani che hanno cambiato, che sono diventate una specie di mongoloidi, se si può dire, insomma, questa espressione. Non vorrei che fosse una cosa offensiva, non voglio offendere nessuno, mi raccomando. Cioè, non succede niente, non succede. Se una persona non vuole bestemmiare, non bestemmia mai. A meno che non scapiti proprio un giorno che sta fuori dalla grazia di Dio, il diavolo lo pompa in maniera, ma proprio scappate una disgrazia. In teoria. Ma io dubito che in pratica, se proprio una persona ha detto no, perché se io dico no, concependo un disgusto assoluto, come si deve concepire nei confronti di questa cosa, non la faccio. Ricordo una volta di aver sentito una discussione tra preti dove uno diceva: ma non mi dire che tu hai sempre detto tutto il breviario con tutte le ore canoniche, sempre. E questo rispondeva a te: certo, tu no? Dire le ore del breviario è un atto assolutamente volontario, ti organizzi, non le puoi dire all'ora prescritta. San Giovanni Bosco, non mi ricordo se la mattina o la sera,
a quei tempi che c'era il Breviarium Romanum, non quello del 62, che è molto più lungo della liturgia delle ore, ma rispetto a breviari antichi fa ridere le galline. Il breviario di una volta veramente ti faceva, cioè stavi 4 ore per dirlo tutto, eh? Salmi lunghissimi che non finivano mai. Ecco, allora la sera cominciava a passeggiare su e giù e si diceva tutto il breviario. Perché non, cioè, non può un prete andare a letto se non ha detto il breviario. Quindi, non l'hai detto, te metti la strada sotto le gambe, perché se mi siedo ma dormo, passeggi. Finito. Si fa? Togliamocelo dalla testa, capite? Le giustificazioni, ma come fai? Come fai? Ci abbiamo la volontà, ci abbiamo. Quindi il peccato volontario, se non si vuole, non si fa. Punto. Sant'Agostino, l'ho spiegato tante volte, sintetizzava proprio in una filastrocca, anche questa sarebbe da impararsela, la condizione differente che può avere l'uomo. Allora, l'uomo nello stato di natura decaduta, senza la redenzione, quindi senza la grazia, diceva Sant'Agostino, non può non peccare. Cioè, capite? È un'impossibilità assoluta. Cioè, se tu non sei battezzato o essendo battezzato hai peccato mortalmente e quindi hai perso la grazia, è impossibile che tu non commetta peccati mortali, perché li farai al 100%. Perché senza l'aiuto, tutto questo chiaramente presuppone l'aiuto della grazia di Dio, ovviamente. Noi non siamo volontaristi pelagiani, attenzione. Però, dice sempre Sant'Agostino, proprio quello che qui sta dicendo Gesù, identica espressione. L'uomo giustificato può non peccare. Se vuole, ovviamente. Peccare ovviamente nel senso che ho specificato, ma questo lo si legge anche nella lettera di San Giovanni Apostolo, che faccio un attimo uno rapidissimo jump. Chiunque è nato da Dio, scrive San Giovanni, non pecca. Ok? Vi dico subito il versetto preciso, eh? Ecco qua. Ce ne sono due, primo Giovanni 3,6 e primo Giovanni 3,9. Quindi capite? Dice, non ci credo a Maria Valtorta. Va bene, non ci credere a Maria Valtorta. Per carità, non c'è nessun obbligo di credere a Maria Valtorta. Ma a San Giovanni Evangelista ci devi credere per forza, così come a Sant'Agostino. Ok? Allora, Giovanni 3,6,9. Cominciamo dal 5. Voi sapete che egli è apparso per togliere i peccati e che lui non v'è peccato. Anche qui Gesù l'ho appena specificato, ovviamente, ma insomma, che il nostro Signore Gesù Cristo non ci sia peccato, penso che siamo tutti d'accordo che non c'è bisogno di starlo troppo a spiegare o stare troppo a discutere, no? Attenzione. Versetto 6. Chiunque rimane in lui, cioè in lui, in Gesù, non pecca. Non pecca. Chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto. Non lo dico io, eh. Primo Giovanni 3, 6. Ancora, figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chi commette il peccato, con la P maiuscola, non ripeto quello che ho detto prima, viene dal diavolo, non viene da Dio, perché il diavolo è il peccatore fin dal principio. Ora, il figlio dell'uomo è apparso per distruggere le opere del diavolo. Poi, se non avessi capito Giovanni 3,6, facciamo 3,9 che se non l'hai capito e te lo devo spiegare, eccolo. 3,9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete, non può peccare. Siamo impeccabili pure noi? In un certo senso sì. In un certo senso, ovviamente, no? Capiamoci bene. Nel senso specificato da Gesù. Se tu sei nato da Dio, quindi hai la grazia santificante e unita alla buona volontà, tu il peccato volontario non lo commetti.
la grazia di Dio unita alla buona volontà. Non ho peccato perché non ho voluto peccare. Sentite lo step successivo di Giuda. Questo è un dialogo veramente, se ci mettiamo 3 mesi a finire il capitolo, fa niente, perché queste sono cose, a mio avviso, di una importanza determinante. Se capite e ritenete e comprendete quanto sia grande l'importanza di queste cose, magari date, diffondiamole un po', ma non perché le sto dicendo io. A me, guardate, per favore, credetemi di avere considerazione, di avere followers o seguaci o gente che osanna Don Leonardo. Vi prego, per favore, non mi interessa nulla. A me interessa il bene delle anime. Queste cose qui sono fondamentali, sono proprio fondamenti imprescindibili. Tra poco uscirà la pubblicazione, ho appena mandato la bozza per la prima stampa, di un testo che si chiama I principi della vita morale e le 7 virtù cristiane. Uscirà tra poco, che parla proprio di queste cose, della libertà, della volontà, delle virtù. Questi concetti dobbiamo averli chiari, perché non possiamo continuare a ripetere a pappagallo frasi fatte, sragionate e appiccicate a vanvera. Non si può, non si deve. Io sono peccatore, tu sei peccatore, dice, in che senso? Vabbè, l'altro giorno ho fatto una scappatella, ma che facciamo? Siamo peccatori. Ma dico, ma te date volta al cervello? Cioè, tu usi in questo termine, in questo senso, la triste verità che purtroppo siamo peccatori? Non si usa in questo modo questa triste verità. Perché la scappatella i figli di Dio non la fanno. Lo so, però l'altro giorno mi è capitato, insomma, una certa. C'era il film piccantino, il video un po'. Che vuoi fare? Siamo peccatori. Siamo peccatori. Ma anche no. Anche no. Proseguo la lettura, qui. Al momento abbiamo letto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. In 25 minuti. Ottima media, eh. Andiamo avanti così, penso che il giorno del giudizio universale finiremo 700 pagine di questo libro, ma non andremo avanti così per sempre. Comunque, altra domanda di Giuda. Sei stato mai in tentazione? Dai, questa è exciting, questa qui, no? È stato tentato Gesù. Domanda un po' retorica, no? Risposta. Ho 30 anni, Giuda. E non sono vissuto in una spelonca su un monte, ma fra gli uomini. E anche fossi stato nel più solitario luogo della terra, credi tu che le tentazioni non sarebbero venute? Tutto abbiamo intorno a noi, il bene e il male, e tutto possiamo accogliere in noi. E sul bene ventila il soffio di Dio e lo avviva come turibolo di graditi e sacri incensi, e sul male soffia Satana e lo accende in rogo di feroce vampa. Ma la volontà attenta e la preghiera costante sono umida rena sulla vampa d'inferno, la soffoca e doma. Bello anche questo qui, no? La volontà attenta e la preghiera costante. Qui Gesù sta dicendo un altro. Sapete che io ripeto sempre le stesse cose, ma purtroppo. Mi dispiace, ma so queste le cose importanti, no?
Chi prega si salva, chi non prega si danna. Sant'Alfonso. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Chi prega poco è in pericolo. San Pio da Pietrelcina. Senza la preghiera non ce la possiamo fare. Perché? Volontà attenta e preghiera costante. Perché ci vuole la buona volontà e la vigilanza della volontà unita alla grazia di Dio. La grazia di Dio, il primo strumento con cui te la procuri è la preghiera. Pregare non è un optional. Pregare è un dovere. Noi non preghiamo perché ci piace, o perché stiamo bene quando preghiamo, o perché abbiamo avuto l'esperienza di Dio. L'abbiamo sentito. Oggi con sto sentito, tu ti metti là, prendi quel rosario in mano e lo dici, ma sto con la testa per aria, fa niente. Ti lo dici lo stesso, perché non lo puoi non dire. Perché se non lo dici, perdi delle grazie. Se perdi delle grazie, sai che succede? Sì, che commetti peccati poi. E sai cosa succede se commetti un peccato grave? Sì, è un guaio. Oggi è tutto quanto a sentimento. Tutto così. In tempi non, qualche tempo fa, nei famosi colloqui sacerdotali pubblici e privati, mi è capitato di interloquire con qualcuno di un'apparizione mariana X. Dico, guarda, io qualche motivo di perplessità su questa apparizione ce l'ho. Per questo, 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 questo e questo. Sta persona mi guarda e mi fa: ah, non ci avevo mai, mai pensato. Dico, perché io ci credo. E sulla base di cosa tu ci credevi? Fammi capire. Perché mi sentivo che queste apparizioni sono vere. Mi sentivo. Basta, tutto qui. Allora io, senza aggredire, dico, secondo te è sufficiente come criterio di discernimento dire mi sento che sono vere? Dimmelo tu. Non te lo dico io, arrivaci da solo. Tu puoi mettere come criterio di discernimento di una cosa così importante, cioè delle manifestazioni presunte soprannaturali. E tu dici, no, ma io ci credo perché, perché le sento vere. Perché sento che è così. Guardate che sento e non sento. È vero che c'è il sensus fidei, ce l'hanno pure i fedeli, però. Va bene. Adesso attenzione all'altra domanda, qua ce ne stanno una meglio dell'altra. E sono domande, vedete, state attenti alle domande di Giuda, perché le domande di Giuda sono le domande di molti e le obiezioni di molti. Dice, ma senti un po', ma se non hai mai peccato, come puoi giudicare i peccatori? Non sai di quello che parli. Sapete, qualche volta a me e anche ai preti hanno detto, dice, ma tu come fai a parlare del rapporto tra me e mia moglie o tra me e mio marito? Tu che ne sai? Cosa c'è dietro questo discorso? Siccome tu non c'hai la moglie, detto fra me, vabbè, non faccio la glossa, non ce l'ho, ma intorno ai preti ci sono tante aspiranti platoniche a volte, quindi che mettere tutte quante da parte, dico forse non abbiamo capito, no? Cioè, io non voglio quella reale, figuriamoci se voglio quella platonica, insomma, no? Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Non c'è mica bisogno di aver fatto esperienza di una cosa per poterne parlare. Altra cosa, insieme al sentimento c'è l'esperienza. Ho fatto questa esperienza di Dio. Esperienza di Dio è una contraddizione in termini, o se si preferisce un'altra figura retorica, un ossimoro, perché di Dio
Esperienza vuol dire una cosa che ricade sotto la sfera sensibile. Cioè, io posso fare esperienza di qualche cosa che vedo, sento, tocco, annuso, ok? Ma Dio non lo sento, non lo vedo, non lo tocco e non l'annuso, non in questa vita. Per cui non si può, cioè, quando si parla di esperienza, in questo caso è un'esperienza in senso molto analogico. Anche qui cos'è? Stato emotivo interiore, che è quanto di più fallace possa esistere. Leggete tutti i maestri di spirito. Tutti. Tutti quanti. Quindi, se non è peccato, come puoi giudicare i peccatori? Risposta. Sono uomo e sono il figlio di Dio. Quanto potrei ignorare come uomo e mal giudicare, conosco e giudico come figlio di Dio. E del resto, Giuda, rispondi a questa mia domanda. Uno che ha fame soffre più nel dire ora mi siedo al desco o nel dire non vi è cibo per me? Risposta. Soffre di più nel secondo caso, perché solo il sapere che ne è privo gli riporta l'odore delle vivande e le viscere si torcono nella voglia. Ecco, la tentazione è mordente come questa voglia, Giuda. Satana la rende più acuta, esatta, seducente di ogni atto compiuto. Inoltre l'atto soddisfa e talora nausea, mentre la tentazione non cade, ma come albero potato getta più robusta fronda. Quindi non hai mai ceduto? Non ho mai ceduto. Come hai potuto? Ho detto, Gesù è. Padre, non mi indurre in tentazione. Gesù. Liberissimi di farsi delle proprie. Padre, non mi indurre in tentazione. Capite che già qui dà l'interpretazione di questa frase, come tutti quanti sapete. L'ira di Dio intorno a questa frase in questi anni, no? Proprio San Tommaso d'Aquino aveva risolto il problema 750, è morto nel 1274, 700 anni fa. Ok. Abbondanti. Ok. Non permettere che la tentazione ci vinca, significa tutto qui. Aiutami a non peccare. Questo significa non ci indurre in tentazione. Questo aiutaci a non cedere alla tentazione. Come? Tu, Messia, tu che operi miracoli hai chiesto l'aiuto del Padre? Non solo l'aiuto, dice Gesù. Gli ho chiesto di non indurmi in tentazione. Credi tu che perché io sono io possa fare a meno del Padre? O no? In verità ti dico che tutto il Padre concede al Figlio, ma che anche tutto il Figlio riceve dal Padre. E ti dico che tutto quanto sarà chiesto in mio nome al Padre verrà concesso. Ma eccoci al Getsemani, dove io abito. Già se ne vedono i primi olivi oltre le mura. Tu stai oltre Tofet, già scende la sera, non ti conviene salire sin là. Ci rivedremo domani allo stesso posto. Addio, la pace sia con te. Facciamo evidentemente adesso qui un altro
un altro pit stop perché abbiamo letto un passo un pochino più esteso per non appesantire troppo. E se non hai mai peccato, come puoi giudicare i peccatori? Ecco, premesso che non è possibile, non è necessario aver fatto, commesso un peccato per poter, tra virgolette, noi non dobbiamo giudicare perché il peccatore giudica soltanto il nostro Signore, ma aiutare un peccatore, nel caso nostro, evidentemente Gesù qui risponde, dice, ciò che io non conosco e potrei ignorare come uomo e mal giudicare, lo conosco e giudico come figlio di Dio. E poi gli fa una domanda per dargli, come dire, una sollecitazione, un insight per parlare di una cosa molto importante, che è la dinamica della tentazione. Allora, la dinamica della tentazione, per capirla un po', è tu ti stai morendo di fame, ok? E pensi, c'è niente da mangiare, e cominci a fantasticare. Ti immagini, so, un bel piatto di spaghetti alle vongole, che ne so, una bella bistecca alla fiorentina, oppure patatine fritte, d'accordo? E ti viene l'odore sotto il naso che tu dici, mamma mia, sto a morire di fame, e non ce l'hai davanti. Cioè, se assecondi questo pensiero, diventi matto, no? A un certo punto, fino a quando non lo soddisfi, perché se ti stai a morire di fame, lo devi soddisfare per forza. Ecco, la tentazione è mordente come questa voglia. Cioè, ti viene proprio una cosa che in psicologia si chiamerebbe compulsiva, cioè che sta cosa ti proprio sollecita a farla questa cosa qui. E non solo. Satana la rende più acuta, esatta, seducente di ogni atto compiuto. Non solo. Inoltre, l'atto soddisfa e talora nausea, mentre la tentazione non cade, ma come albero potato getta più robusta. Cioè, vuol dire che superata una tentazione, non è finito. Purtroppo. E non hai mai ceduto? No, non ho mai ceduto. Non perché sono Superman, né perché sono il figlio di Dio. Ma perché qui Gesù rivela che ha pregato, lui per primo, con le parole del Padre nostro. Certo, c'è un problema abbastanza serio, questo diversi autori se lo ponevano, col rimettere a noi i nostri debiti, perché Gesù evidentemente non aveva debiti, però pur non avendo debiti suoi personali, in quanto lui è il capostipite dell'umanità redenta, poteva tranquillamente utilizzare questa preghiera dicendo, come di fatto ha fatto. Scusate il gioco di parole, come in effetti ha fatto, che cosa ha fatto lui nella passione? Ha preso su di sé i nostri delitti, si è addossato le nostre iniquità, si è presentato davanti al Padre, lui innocente, ma ha creato delle colpe di tutto genere umano. E quindi non può dire, cioè, sotto certi punti di vista può dirlo forse più di tutti. Rimetti a noi i nostri debiti, perché lui ha portato i debiti di tutti sulle spalle. Proprio di tutti, di tutti. Quindi non lo può dire a titolo personale, ma in quanto redentore, purtroppo ne ha ben donde per dirlo, perché ha portato i peccati di tutti, intercedendo per i peccatori, no? Vedete Giuda come non riesce a comprendere questo. Il grande mistero dell'unione ipostatica, no?
Unione ipostatica che però Gesù qui spiega anche in termini di relazioni intratrinitarie. Cioè, nella Santissima Trinità, padre e figlio sono interconnessi, diciamo così, però cerco di usare termini che li rendano comprensibili, non andare troppo nello specifico delle terminologie teologiche in senso stretto, che se no, dopo le persone non capirebbero più, no? Tutto il padre concede al figlio, ma tutto il figlio riceve dal padre. E da uomo, da Dio lo riceve e basta. Ma da uomo glielo chiede. E quindi tutto quello che sarà chiesto in nome mio al padre sarà concesso. A Dio la pace sia con te. La pace a te pure, maestro. Ma vorrei dirti ancora un'altra cosa. Ti accompagnerò sino al Cedron, poi tornerò indietro. Perché stai in quel luogo così umile? Mo' ce n'è un'altra. Sai, la gente guarda tante cose. Non conosci nessuno in città che abbia una bella casa. Io, se vuoi, posso portarti da amici. Ti ospiteranno. Per amicizia a me. E sarebbero dimore di te più degne. Lo credi? Risponde Gesù. Io non lo credo. Il degno e l'indegno sono in tutti i ceti. E senza mancare di carità, ma per non offendere giustizia, ti dico che l'indegno e maliziosamente indegno è sovente fra i grandi. Non occorre e non serve essere potenti per essere buoni o per nascondere il peccato agli occhi di Dio. Tutto deve capovolgersi sotto il mio segno. E grande non sarà chi è potente, ma chi è umile e santo. Capito? Attenzione a cosa dice Gesù, senza mancare di carità, ma per non offendere giustizia, ti dico che l'indegno e maliziosamente indegno è sovente fra i grandi. Allora, senza mancare di carità, che significa? No, non ha fatto nomi, per esempio. Però per non offendere giustizia, è che ti devo dire la verità, che indegni e maliziosamente indegno si trova spesso fra i grandi. Vedete, Gesù su questo, ovviamente su tutte le cose, è un maestro assoluto, dobbiamo fare sempre attenzione, no? La giustizia e la verità devono sempre coniugarsi con la carità. Le virtù cristiane sono tante, sono belle, però sono un grappolo, cioè vanno tenute sempre tutte insieme, non possono essere praticate alcune e altre no. Cioè, una persona che è un gran digiunatore e poi è un imprudente. È un gran digiunatore, ma è anche un imprudente. Una persona che è troppo polarizzata, che ne so, sulla sola carità fraterna, potrebbe mancare, e non dovrebbe, e non si deve mai fare, al dovere, per esempio, di dire la verità, che peraltro è la prima forma di carità. Chi dice la verità potrebbe mancare alla carità, nel senso di non dirla bene, sbatterla in faccia in maniera violenta, presuntuosa, altera, arrogante. Vabbè.
Non occorre e non serve essere potenti per essere buoni o per nascondere il peccato agli occhi di Dio. Grande non è chi è potente, ma chi è santo e umile. Questi sono i grandi agli occhi di Dio. Attenzione adesso a quello che dice Giuda, eh? Ma per essere rispettato, per imporsi, uno dovrebbe essere grande, no? Gesù qui interrompe, perché sono i puntini. È rispettato Erode? È rispettato Cesare? No. Sono subiti e maledetti dalle labbra e dai cuori. Sui buoni o anche solamente nei volonterosi di bontà, credi Giuda che saprò impormi più con la modestia che con l'imponenza? E anche questo deve essere uno stile che ci caratterizzi un po'. Quelli che si impongono, non sono rispettati, ma sono temuti. Invece quelli che si propongono sono rispettati. E quelli che si propongono in maniera amabile sono amati. Giuda ancora ribatte, ma allora sfreggerai sempre i potenti? Ma te ne farai dei nemici? Io pensavo di parlare di te a molti che conosco e che hanno un nome. Vedete, Giuda, come film. Oh, attenzione, qui si potrebbe fare una bella catechesi nella catechesi sui film. Oh, qui si apre una parentesi sterminata. Quando le persone anche spirituali si fanno i film su se stessi, sul prossimo, sul prete, su tutti i film. Allora, si è messo in testa delle cose. Sta già organizzando tutta quanta la vita al nostro Signore Gesù Cristo. È importante, Giuda, che ti pare? Una cosa poco impegnativa? Io adesso dico, ti devo far conoscere questo, poi quest'altro, poi questo potente di qua, questo fariseo, questo scriba, cioè, nel momento che dico io, nel posto che dico io, allora che dico io, quando lo ritengo opportuno io, mazza, oh, veramente un, come si chiamano quelli dei calciatori, i procuratori? Qualcosa del genere, no? E Gesù risponde al timore di Giuda che spregia i potenti. Io non spregerò nessuno. Gesù non disprezza a priori nessuno. Andrò ai poveri come ai ricchi. Attenzione anche questo, facciamo il quadretto, eh? Gesù va ai poveri come ai ricchi. Non va solo dai poveri. Ogni tanto, a nome dei poveri, a chiesa dei poveri, bisogna andare dai poveri, la chiesa preferenziale per i poveri. Sta scritto dove? Fuorché nella testa di chi lo dice? Certo, Gesù ha detto che i ricchi, che è pericoloso possedere delle ricchezze, perché la ricchezza ti mette in una condizione potenziale di superbia, di pretesa, di autosufficienza. Questo è evidente, questo qui. Ma non è che i ricchi sono tutti cattivi e dannati, i poveri sono tutti tanti buoni e santi. Ma non è vero, ma non è vero per niente questo qui. Non è vero. Perché i poveri che sono invidiosi, e che guardano i ricchi e gli mandano gli accidenti, dicono potessi consumare tutti quei soldi in medicine. Non credo che siano tanto santi. Andrò ai poveri come ricchi, agli schiavi come re, ai puri come peccatori. Ma se sarò grato a chi
darò pane e tetto alle mie fatiche, quale che sia il tetto il cibo, darò sempre preferenza a ciò che è umile. I grandi hanno già tante gioie, i poveri non hanno che la letta coscienza, un amore fedele, dei figli. Il vedersi ascoltati è più di oro, io sarò curvo sempre sui poveri, gli afflitti e i peccatori. Io ti ringrazio del tuo buon volere, ma lasciami a questo luogo di pace e di preghiera. Va e Dio ti ispiri ciò che è bene. Adesso, in questo passaggio, come dire, Gesù dà anche le coordinate corrette in cui interpretare quell'attenzione, che è una cosa buona verso i poveri, gli umili, eccetera, e anche le motivazioni che la dettano, no? È chiaro che la povera gente ha bisogno di sentirsi, come so, considerata, ascoltata, proprio perché, poverini, non se li fila nessuno. Una persona che non sta in quelle condizioni non avverte questo bisogno, non avverte questa necessità. Quindi è giusto che si abbia, come dire, una rettamente intesa attenzione particolare per... Ok? Ma una strumentalizzazione ideologica di questa cosa non è conforme al dettame evangelico. Non si può fare di questo un mantra o una, ripeto, strumentalizzazione ideologica. Gesù lascia il discepolo e si interna fra gli ulivi e ogni cosa finisce. Finisce ogni cosa in questo capitolo, penso che più o meno possiamo mettere a punto anche noi. Aggiornarci alla prossima puntata. Laudentur Iesus et Maria, e Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga.